Buongiorno, ci eravamo lasciati con la promessa di capire come è possibile che dei virus abbiano influenzato l'evoluzione del nostro genoma. Quello che vedete è un'immagine di un coronavirus, cioè di un retrovirus, perché questa è la famiglia dei virus di cui andiamo a parlare. Sono fatti più o meno tutti nello stesso modo. Abbiamo un'informazione genetica, è un genoma a RNA, non a DNA, che è legato insieme a un enzima capace di copiarlo in DNA, è racchiuso in un capside, una membrana proteica. E all'esterno c'è un pericapside, un'altra membrana, che contiene delle ancore glicoproteiche che sporgono all'esterno, chiamate ENV, per envelope in inglese, che sarebbe il pericapside. Queste servono a riconoscere e legare la cellula bersaglio, vedete? E tramite il riconoscimento tra queste proteine ENV, ricordatevi questo nome perché lo troveremo altre volte, e le proteine esposte sulla superficie della cellula. La particella virale viene catturata all'interno della cellula per fagocitosi, quasi, e vengono liberati i genomi a RNA che vengono retrotrascritti, cioè trascritti al contrario, invece che da DNA a RNA, da RNA, che è il genoma virale, in DNA, ecco perché si chiamano retrovirus, perché vengono retrotrascritti. Da lì il genoma virale a DNA entra nel nucleo cellulare e qui sta l'inghippo, il genoma virale si integra nel nostro genoma, cioè taglia un pezzo di DNA del nostro genoma, ci si inserisce dentro proprio come un'attività di taglia e cuci all'interno di questa, viene inserita questa sequenza e viene a far parte del nostro genoma. Perché lo fa? Lo fa principalmente per nascondersi, perché una volta che si è integrato nel genoma, difficilmente i sistemi della cellula lo possono riconoscere e distruggere, a differenza di quando è all'esterno, sia come particella che come DNA o RNA. È invisibile nel nostro genoma, il filamento di DNA dall'esterno è tutto uguale, la cellula non può riconoscerlo. Da lì può poi produrre, può copiarsi come RNA, come un normale gene cellulare, però dopo esce nel citoplasma, viene tradotto nelle varie proteine che lui codifica, che sono le proteine virali che costituiranno il capside e il pericapside, e lì uscirà e andrà a infettare una nuova cellula. Però, fin tanto che è nel nostro genoma, fa parte della nostra sequenza di genetica, fa parte del nostro genoma stesso. Alcuni di questi virus, durante la storia dell'uomo, dei mammiferi, delle varie specie animali, hanno perso la capacità di uscire, formare particelle virali e andare a infettare altri organismi, però sono rimasti all'interno del nostro genoma, la maggior parte dei quali non serve a niente, è stata inattivata ed sono delle sequenze che rimangono lì. Sono dei fossili sostanzialmente, delle sequenze fossili, dei virus fossili, che ricordano antiche infezioni. Questi sono chiamati retrovirus endogeni, endogeni proprio perché sono dentro nel nostro genoma, e in inglese HERV. Alcuni di questi, però, ce ne sono tantissime classi, tantissimi gruppi. Voi direte però, ma cosa saranno mai? Quanti saranno mai? Quanto importanti saranno? Beh, vediamo i numeri innanzitutto. I numeri sono questi. Il nostro genoma è composto da circa 3,3 miliardi di coppie di basi azotate, di nucleotidi. E di queste 3 miliardi e 3, solo l'1,5% sono geni nel senso classico che noi conosciamo, cioè geni che codificano per una proteina o per un RNA funzionale. Tutto il resto? Chi lo sa? In parte in realtà no, si sa. Ad esempio, diciamo che di geni si stima ce ne siano 25-26 mila. Ancora si litiga in realtà sul numero effettivo di quanti siano questi geni.
di retrovirus endogeni ce n'è l'8% del nostro genoma. Ci sono 98.000 sequenze di fossili di retrovirus, quindi retrovirus endogeni. Non tutti in realtà, lo vedremo, sono fossili. Alcuni hanno acquistato nel tempo la capacità di fare una funzione. Quello che vi dicevo è all'estremo opposto, dal virus appena arrivato, dal pipistrello, che ne so, come il coronavirus, che uccide perché non ha mai visto l'uomo, al virus che cerca di uccidere il meno possibile il suo ospite per avere più possibilità di infettare altre persone, alla fine al virus che rinuncia quasi a uscire a infettare altre persone e decide di collaborare nella vita della cellula, diventa un qualcosa di funzionale per la cellula. Ad esempio, la gravidanza, come noi la conosciamo, ha un'origine virale. È la storia di alcuni retrovirus. Uno è ERV-K, l'altro sarà ERV-L. Ma ce ne sono altri ancora. Vediamo intanto ERV-K. Cosa fa? Beh, innanzitutto, cos'è la placenta? Voi sapete che la placenta è quell'organo che permette al feto di ricevere, di scambiare sostanze nutritive e ossigeno e anidride carbonica con il sangue materno, e quindi di sopravvivere all'interno dell'utero materno. Collegata al feto tramite il cordone ombelicale, permette ai mammiferi di sviluppare l'embrione all'interno del corpo della madre. Quindi, con quali vantaggi rispetto a un uovo? Beh, i vantaggi sono molti. Innanzitutto è più protetto. Si sposta la mamma, si sposta anche il bambino. Difficile spostare un uovo. È più protetto, quindi è protetto dalla madre stessa, non solo, ma è anche un investimento migliore da parte della madre. Fare un uovo significa riempirlo di sostanze nutritive che servono per un completo sviluppo di un piccolo individuo. Se quest'uovo non è fecondato, o se lo perdo, ho sprecato un sacco di energia producendo un uovo che non ha dato una discendenza. Invece, nella gravidanza, io porto avanti solo le fecondazioni che sono state portate, sono funzionali, e quindi non spreco, in linea di massima, non spreco nulla. Com'è fatta la placenta? Beh, è un tessuto in cui scorrono a stretto contatto i vasi capillari, venosi, arteriosi del cordone ombelicale del feto, quindi che portano il sangue fetale, e i vasi venosi arteriosi della madre. Quindi a livello di uno spazio interstiziale, cioè uno spazio tra i due tipi di vasi, c'è lo scambio di sostanze nutritive e di gas tra il sangue materno e il sangue fetale. Non sono in realtà a stretto contatto, non è possibile questa cosa qui. C'è un sottile strato di cellule che si chiamano trofoblasti di origine embrionali che rivestono, diciamo, i capillari fetali e separano fisicamente il sangue materno dal sangue fetale. Ok, allora, come sono? Nei mammiferi superiori, ad esempio, abbiamo che, vedete qua un capillare con il sangue materno separato da un capillare con il sangue fetale, appunto da questi trofoblasti, due tipi diversi, che non si chiamano in realtà trofoblasti e basta, ma sincizia trofoblasti. Perché non sono delle cellule normali con il loro nucleo separate, ma per generare una barriera più efficace e più completa tra il sangue materno e il sangue fetale, sono dei sincizi, cioè le cellule si fondono tra di loro a formare un unico strato di separazione. Come è avvenuta, come può avvenire questa fusione? Beh,
Appunto, Herve Kappa un giorno ci ha infettati e ha smesso di fare il virus, però il nostro genoma ha detto: ma interessante questa proteina che tu usi come pericapside per ancorarti alle nostre membrane, che serve per fonderti alle nostre membrane. Quasi quasi la uso. Si chiama sincitina, c'è cioè la sincitina 1 e la sincitina 2, e la uso per fondere tra di loro i trofoblasti. Quindi mantengo la tua informazione genetica, vedete la trasmissione orizzontale di informazione genetica, mantengo la tua informazione genetica che mi dice come costruire questa proteina, la esprimo a livello dei trofoblasti e la uso per fondere tra di loro e creare una placenta molto efficiente. Questo è successo circa 670.000 anni fa, quando la linea degli uomini si è separata da quella delle scimmie quasi definitivamente e c'è stata una nuova infezione da parte di Herve Kappa. Non che la sincitina non sia mai esistita, più volte durante l'evoluzione dei mammiferi, durante l'evoluzione dei primati, c'è stata una serie di infezioni da parte di altri Herve V, un altro Herve K, 25 milioni di anni fa, 55 milioni di anni fa, che hanno fatto più o meno la stessa funzione. Però di volta in volta sono stati sostituiti e è stata usata una versione più efficiente. Questo non è l'unico modo in cui Herve K ha contribuito alla formazione della placenta. Se andiamo ancora più indietro, cioè, c'è un altro modo in cui Herve Kappa favorisce la gravidanza, diciamo. Durante i primi giorni, 2 o 3 giorni di vita dell'embrione, che è solo una piccola massa di cellule indifferenziate, l'embrione appunto è esposto facilmente a infezioni. Soprattutto infezioni virali, perché in realtà non ha un sistema immunitario, non è di per sé pronto ad affrontare dei virus. O meglio, non lo sarebbe se non ci fosse un virus che lo aiuta, proprio Herve K. Herve K si attiva a livello di embrioni così giovani e produce queste che vengono chiamate VLP, cioè virus-like particles, particelle virali simili a particelle virali che si vedono qua al microscopio elettronico all'interno delle cellule dell'embrione di 3 giorni. E cosa fanno queste virus-like particle? Beh, fanno diverse cose. Innanzitutto le proteine virali che vengono prodotte dalle cellule, diciamo virali, ma in realtà ormai è parte del nostro genoma questo virus. Queste proteine virali servono per stimolare la produzione di questa IFTM, che è una proteina di membrana che ha la funzione di bloccare l'infezione virale. Cioè, legandola ai virus invece che al recettore normale, corretto, che il virus sta cercando, impedisce al virus di entrare nella cellula. Non solo, ma producendo queste virus-like particles, anche queste competono con i virus veramente che vogliono infettarci, diciamo, per infettare le cellule. Quindi Herve Kappa non solo favorisce la fusione dei trofoblasti, ma impedisce anche, ci protegge in questi primi giorni di vita da infezioni virali. Non è nel mondo dei virus, questa è una grande novità. L'abbiamo già visto con i fagi. Alcuni fagi proteggono certi batteri contro altri batteri. In realtà qui si tratta di dire che alcuni virus ci proteggono da altri virus, perché in fondo sono in competizione tra di loro. Ad esempio, il virus dell'epatite G, che è un'epatite di cui ancora si dice che è orfana di malattia, cioè non si sa se veramente fa una malattia. Gli infetti di epatite G in realtà stanno bene. Però rallenta l'infezione da HIV, cioè il retrovirus che causa l'AIDS. Il virus dell'epatite A, che è meno grave di quello dell'epatite C, in realtà impedisce un'infezione di epatite C. Quindi sono in competizione. Vedete, virus che ci difendono da altri virus. Questi sono virus veramente che vanno in giro, infettano, eccetera, eccetera.
ErvK invece ormai è un virus fossile, cioè non esce più, non infetta più nessuno, è diventato parte del nostro genoma. Dicevo, un altro virus, ErvL, 100-150 milioni di anni fa, è invece intervenuto alla genesi della placenta. Cioè prima non c'era i mammiferi placentati. La placenta si è formata nel Giurassico intorno a quel periodo lì e probabilmente grazie all'intervento di un retrovirus che è diventato parte del genoma, ha smesso di fare il virus e ha usato la sua proteina ENV per fare una cosa che ai virus riesce abbastanza bene, cioè quella di bloccare la risposta immunitaria da parte del sistema immunitario della madre. Cioè, mi spiego meglio, qual è il problema quando abbiamo una gravidanza? È che il feto è simile alla madre, ma non è uguale alla madre. C'è dentro metà dell'informazione genetica del padre, quindi è metà madre, metà padre. Quindi il sistema immunitario della madre tenderebbe a riconoscere il feto come un invasore, come un qualcosa da combattere e scatenerebbe contro il feto una risposta immunitaria che lo ucciderebbe. Questo non avviene perché in realtà a livello della placenta c'è tutto un sistema di elusione del sistema immunitario. Tutta una serie di trucchi per i quali i tessuti fetali inibiscono la risposta immunitaria, appunto immunosopprimono il sistema di difesa della madre e consentono la tolleranza feto-materna, cioè la madre tollera il feto. Questo perché queste proteine virali, che erano proteine virali, sapevano ingannare il sistema immunitario e dirgli no, no, non ti preoccupare, non ti agitare troppo, siamo qui, siamo amici tuoi, non ci fare niente. Ecco allora che l'ingresso, appunto, 100-150 milioni di anni fa di un retrovirus di questo tipo ha permesso di passare dall'uovo alla placenta e quindi all'inizio dei veri mammiferi. Un altro di questi retrovirus, di cui si è persa in realtà la maggior parte del genoma, però è rimasta chiaramente nel nostro genoma una proteina che si chiama emo, cioè la sequenza di DNA che codifica per una proteina di nome emo. Questa viene prodotta sia dalla madre che dal feto e anche questa ha lo scopo di promuovere l'immunotolleranza, cioè la tolleranza da parte dei tessuti materni di questo estraneo che è il feto. E tutto perché emo era una proteina, ENV. Non solo la gravidanza è virale, ma anche la memoria è virale. E questa è la storia di uno zingaro perché in realtà stiamo parlando di una sequenza di un retrovirus antico che è stato chiamato Gypsy, Zinger, appunto, perché è capace anche di spostarsi all'interno del genoma, non rimane fermo in un punto. E cosa fa? Allora, prima di tutto, come funziona più o meno la trasmissione nervosa e come funziona la memoria? I neuroni comunicano tra di loro tramite dei prolungamenti chiamati assoni e contattano il corpo di un altro neurone ricevente tramite delle zone specializzate chiamate sinapsi. Quando arriva l'impulso nervoso che stimola questo neurone, l'impulso nervoso arriva alle sinapsi, lo stimolo nervoso fa rilasciare da parte di queste vescicole sinaptiche dei neurotrasmettitori, cioè delle molecole che raggiungono velocemente la superficie cellulare del neurone ricevente, che a questo punto apre dei canali, si attiva, parte lo stimolo nervoso. La memoria, così come l'apprendimento, le emozioni, il carattere, tutto, sono dati semplicemente da come queste connessioni tra neuroni
si formano, quante, tra che tipi di neuroni, perché ci sono tanti tipi di neuroni. E quindi sono tutte formate, sono tutte determinate, appunto conoscenza, memoria, eccetera, da queste comunicazioni, da queste sinapsi che parlano, fanno parlare tra di loro i vari neuroni. Cosa c'entrano i virus? Arriva. Non ci sono solo queste vescicole sinaptiche che vengono aperte, rilasciando i neurotrasmettitori nello spazio intersinaptico quando arriva lo stimolo nervoso. I neuroni possono comunicare anche in modi diversi e uno di questi è determinato da un retrovirus. Questo si chiama ARC, è questo retrovirus di tipo Gypsy, che è rimasto come RNA di questa proteina ARC. Abbiamo l'RNA, viene tradotto in questa proteina, quindi abbiamo entrambi, sia la proteina che l'RNA, provengono dal nucleo del neurone dove ormai il genoma virale si è integrato. Vengono prodotti queste particelle simili a virus, di nuovo, che incorporano l'RNA virale e anche RNA di altro tipo, molecole di altro tipo. Vengono rilasciate come se fosse quasi un'infezione normale nello spazio intersinaptico e vanno a, tra virgolette, infettare il neurone postsinaptico, trasportando dall'altra parte materiale importante per la crescita e la formazione della sinapsi stessa. E questo è alla base della memoria. Hanno visto che animali mutanti in cui questo ARC non era presente, erano completamente privi di memoria. Quindi un virus alla base della nostra memoria. E non sarebbe in realtà finita qui. Esistono tutta un'altra classe di sequenze che non sono veramente dei virus. Sono qualcosa di ancora meno. Sono dei pezzi di DNA che hanno semplicemente la capacità di copiarsi e spostarsi. Per questo si chiamano trasposoni. Vedete qua, ad esempio, questo trasposone fluorescente, diciamo verde fluorescente, che è capace di fare una copia di se stesso, uscire dal DNA A, cioè dalla zona in cui è inserito, e tagliare e inserirsi in un'altra parte del genoma. Questi sono il massimo del DNA egoista, cioè un DNA che si replica solo per propagarsi, non ha una funzione, non ha informazione al suo interno se non quella informazione necessaria a dire fai una copia di me e inserisciti da un'altra parte del genoma. Quindi, appunto, come dice Dawkins, è l'estremo del DNA egoista, quello che fa semplicemente copie di se stesso. Però, come tutte le cose, in parte il nostro genoma ha imparato a tenerle a bada, cioè fa in modo che non si spostino più di tanto, perché sennò sarebbe pericoloso, potrebbe tagliare altri geni bersaglio, potrebbe fare danni, insomma, nell'informazione, come inserire parole sbagliate improvvisamente delle parole a caso dentro a una frase, e la frase cambia senso, perde senso, non ha più significato. Quindi è capace di tenerle a bada. Non solo, ma ha imparato anche ad usarle a suo bene, per delle finalità. Sono in fondo una fonte di variabilità, di cambiamento. Ecco allora un esempio di quanti possono essere i trasposoni. L'esempio è il genoma umano. Nel genoma umano ci sono 37% delle sequenze del genoma stesso che sono trasposoni. Milioni e milioni di trasposoni abbiamo al nostro interno e costituiscono una fetta enorme. E tra le altre cose, muovendosi nel genoma, questi trasposoni sono responsabili, all'interno dei neuroni, quando si spostano nei genomi dei neuroni, sono responsabili dell'aumento delle capacità emotive e di apprendimento. Perché vanno a modulare, ad esempio, l'espressione di altri geni.
Il fatto che si possano spostare da un genoma, da un punto del genoma all'altro e creare variabilità aumentano quella che è la possibile diversità tra i vari neuroni e quindi aumentano la capacità di creare, in questo caso, apprendimenti nuovi, capacità di emozioni nuove, perché si stabilizzano rapporti molto diversi tra un neurone e un altro neurone. Ma questa dei trasposoni è forse un'altra storia. Mi auguro di aver spezzato una lancia a favore dei virus. Questo non vuol dire ben venga il coronavirus, se ci infettiamo va bene, no. È giusto lottare contro questo nemico, ma se guardiamo da più lontano, con gli occhi dell'evoluzione, nell'arco delle centinaia di migliaia o dei milioni di anni, possiamo vedere che comunque i virus sono stati essenziali per formare quello l'uomo come è ora e ci hanno permesso di evolverci nel bene e nel male. Buona serata.